Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Magic Duels Aether Revolt. Rivolta dell'etere. Lo scorso episodio è durato in realtà due episodi perché non finiva più, è durato tipo 39 minuti, una cosa del genere. Speriamo che questo giro la battaglia sia un pochettino più semplice o comunque non così lunga. Su ordine di Tezzeret, le forze consolari dirottano l'etere, linfa vitale di Ghirapur, verso la guglia del consolato per scopi misteriosi. I rinnegati inferociti si accalcano alle porte del centro dell'etere. Tra loro spiccano Pia Nalaar e il carismatico eteride Yahenni. Yahenni non l'abbiamo ancora incontrato. Pia Nalaar è la madre di Chandra. Quindi forse siamo in un periodo temporale differente. Perché Pia Nalaar era stata imprigionata nella scorsa stagione, nello scorso aggiornamento. In Kaladesh. Tutte terre, non mi piace. Allora, improvvisare. I tuoi artefatti possono aiutarti a lanciare questa magia. Ogni artefatto che tappi dopo aver attivato l'abilità di mana corrisponde al pagamento di uno. Ok. No, pescherei un'altra mano. Che non è molto buona, ma è sempre meglio che niente. Ok, balista mobile, tessifuoco imprudente. Ingegnere dei totteri. Yahenni, cos'è? Ah, è un... No, non è una carta planeswalker. Forse non è un planeswalker effettivamente, però è una leggendaria. Rapidità, ogni qualvolta una creatura controllata da un avversario muore, metti un segnalino più uno più uno. Ok. Distrugge una creatura bersaglio. Se controlli un artefatto, la disintegrazione abusiva infligge 3 danni al controller di quella creatura. Ok, è molto strutturata sugli artefatti da quanto abbiamo visto per ora. Proverei a mantenere la mano e giocare questo. Ovviamente non gioco il balista mobile perché morirebbe. Cioè avrebbe costituzione zero. Allora, avevamo tutte le terre nella prima mano, adesso non abbiamo più niente. Sciacallo dei rottami, allora non può bloccare. Ha un'abilità però che lo può far tornare. Esilia un'altra carta creatura dal cimitero e ritorna allo sciacallo dei rottami. Allora, io intanto lo gioco perché non abbiamo altre. Creature. Non può bloccare, ma se non altro ha una discreta forza per essere il secondo turno di gioco. Cosa ha giocato? Ok. Non possiamo fare nulla, salvo attaccare. Aspetta, cos'è che diceva questa abilità? Ok, sacrificandola prende due totteri. Andrei ad attaccare, tanto non possiamo bloccare con quello, quindi è inutile tenercelo. Non è inutile tenercelo, quindi facciamolo morire, ma tanto non c'è la possibilità che morisse, cioè non ci cambia nulla il fatto che adesso si è tappato. Poi comunque lui avrebbe delle summoning sickness molto probabilmente se le gioca, quindi... Ecco, infatti. Maestro Fabbrica Gingilli. Oddio, brutto questo. Serve un meccanismo. I totteri che controlli prendono più uno più uno. Mi sa che si strutturerà molto sui totteri. Crea una pedina creatura artefatto. Serve un meccanismo 1-1 in colore. E quindi può crearne anche. Cioè può crearne al costo di 4 e gli dà anche un bonus. Da loro, non gli dà. Da loro. Ai totteri. Allora, cosa mi succede?
suggerisce di giocare Yakenni. Più che altro per l'abilità che scala, però ho paura di usare Yahenny perché se per caso me lo bloccassero mi morisse troppo in fretta. Questo è un artefatto? No, ok, se ci sta a giocare Yahenny perché sia Piroerica di Chandra che la disintegrazione abusiva vanno benissimo. E quindi... Allora, un giocatore può controllare solo un permanente leggendario alla volta. Se per caso ne controlla due con lo stesso nome, ne sceglie uno e gli altri li mette nei cimiteri. Ok. No, non voglio sacrificare nessuna creatura per ottenere. Andrei ad attaccare, perché se per caso ci muore, ci blocca. Non blocca, ottimo. Se per caso avesse bloccato sarebbe salito di... Avrei preso un segnalino più uno, Yahenny. Continuiamo. Questo conta come artefatto, vero? Sì. Non attacca. Create tre pedine creatura artefatto servomeccanismo. Puoi lanciare una carta con costo di mana convertita pari o inferiore a 3 senza pagare il suo costo. Oddio. Non mi piace, Tottero intrappolante, allora. Ok, sì, farei che usare quel. Però questo distrugge una creatura bersaglio. Se controlli un artefatto, fa anche 3 danni al controllore di quella creatura. No, io farei questo, perché così poi dopo la piroelica posso smezzarla su due Totteri diversi. Perché ora che i totteri non sono potenziati, mi dice di andare ad attaccare con entrambi e mi piace come idea. Blocca, ok, e dovrebbe salirmi 2 volte di più uno il nostro Yahenny. 5-5. Bueno, bueno, molto bueno. Allora, continuo. La stessa abilità che ho usato prima, la stessa magia di prima. E gioca questa. Mi distrugge l'artefatto. E attacca con quello. Ok, ma non è male perché comunque adesso con la piroelica di Chandra dovremmo poter andare a togliere, a eliminare due servomeccanismi e quindi portare il nostro Yehenny a 7-7. Oh, cos'è uscito? Di nuovo quel discorso. Ingegnere dei Totteri. No, non voglio fare così. Voglio fare 1-1-2. Ok. E andare ad attaccare con questo. Se mi blocca, diventa un 8-8. Ok. Ci sta. Adesso può infliggermi un altro danno, ma non è grave. A parte che non credo che lo faccia perché rischia davvero di restare completamente sprovvisto di difese, infatti. Allora, direbbe di giocare la balista mobile.
Ah, ma non prende la vita in base a quello. Cioè, questa la utilizza per prendere dei segnalini da attaccare a distanza i nemici. È un antitotter in pratica sta a fare. Potrei effettivamente giocarla. Io non avevo capito niente, ovviamente. Allora, io uso tutto il mana che abbiamo. Così ha due segnalini. Ne userei uno per distruggere quel servomeccanismo. No, prende comunque anche la costituzione in base ai segnalini che ha. Sì, ok. Allora, non avevo capito del tutto male. Ok, l'ha sacrificata per avere i due totteri. Ce l'abbiamo un po' in pugno per ora, però potrebbe davvero cambiare tutto ancora. No, non utilizzo quell'abilità, altrimenti rischio che mi muoio. No, dovrebbe morirmi se per caso tolgo l'ultimo segnalino. Ok, giochiamo la palude rovente, poi farei che. Al costo di 4 mettergli un segnalino. E usare un segnalino per distruggere il tottero. Ho un po' paura del fatto che mi abbia attaccato e non abbia tenuto le difese, perché potrebbe essere che abbia qualche incantesimo. No! Andato. Ok, ottimo. Senza troppi problemi questa partita è andata. Pia e le forze rinnegate lanciano un violento attacco per riconquistare il centro dell'etere. Riescono a strapparlo al controllo del consolato e a restituire il vitale etere ai cittadini. Scusate, guardo solo da quanto stiamo registrando. 13 minuti, direi che possiamo interromperci qua. Faccio magari un video un pochettino più breve, ma vorrei evitare di farne due e non starci con i tempi. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qua sotto per supportare la serie. Io vi auguro una buona giornata, ciao a tutti e alla prossima!